Dunque, abbiamo tanti soldi, ma non penso ci serva comprare altre spatole da crab per il momento. Quindi direi: tiè, kaboom, ecco fatto. E andiamo a sbloccare il Sound Mountain, che sembra un villaggio di Natale. E visto che siamo a tema, direi che è buona anche questa zona. Dove i precipizi rallegrano i pomeriggi 1500. Delle creature marine. 1500, ok. Ok, per entrare dentro tutte le case dobbiamo pagare. Quindi, per fortuna sei qui, devi prestarmi di nuovo il tuo spazzolino. Cosa? Me l'avevi già preso? Ecco. Oh, certo, un sacco di volte, però ho pensato che era meglio non dirtelo. Eh beh, certo. Certo, poco male, tanto peggio di così. Voglio Ero dire. Ero venuto qui a fare un po' di attività rilassante per non pensare a quei robot. E adesso è tutto rovinato. Lo per so, un semplice lo so. Spazzolino. No, per quei maledetti robot. Hanno invaso le piste da sci. Come posso sciare in pace con quelle orribili lattine che spaccano tutto? Ma secondo SpongeBob, devi aiutarmi. Perderò le ultime rotelle se non mi rilasso un po'. Poverino. Ma secondo voi, allora, non mi ricordo un episodio in cui Squiddy scia. Ma Squiddy, per sciare, ha, secondo voi, due sci, quindi mette due gambe, due a due su due sci, o ne ha quattro, quindi una gamba per ogni sci? Non è una domanda stupida. Ho scoperto che se tieni le rotelle in un sacchetto è più facile tenersele strette. Io tengo Gesù. Le mie proprio qui, vedi, ci ho anche ricamato sopra. Lascia perdere le rotelle! Ho un'idea migliore. Vai, uccidi robot! Il robot in fondo a ogni discesa e ti darò una di quelle spatole d'oro. Beh, non saprei. Le rotelle sono molto più divertenti. Certo, okay, come no. Ok, te ne darò una per ogni ecco, discesa che questo pulisci. È bene, già molto meglio. Questo sì che è un affare. Sono praticamente per 1500 tre spatole d'oro. Però mi ha detto su ogni discesa, il che mi fa pensare tipo alle discese che c'erano in... No, che cacchio, dicevo, in Monsters & Co. Non so se vi ricordate il livello, quello della montagna, che sulla discesa da sci c'era poi il... i nemici che ci aspettavano. E oltre alla, appunto, quantità di nemici, avevamo, aia, anche la moneta, se non ricordo male. Allora, calmi un attimo, abbiamo Gary, lì c'è una spatola, lì c'è il gancio, lì c'è una conchiglia, però credo che per arrivarci dobbiamo salire qua sopra. La 3, la 2 e la 1, eccola qui. Allora, iniziamo un secondo, prima a liberarci dei nemici, poi decidiamo il da farsi. Dite che posso scendere qua? Credo di sì, perché c'è un calzino. Ecco fatto. Un altro tesoro per Patrick. Effettivamente dovrei andare da Patrick. Non ci ho neanche pensato prima. Comunque, ecco fatto. Kaboom. Qui non c'è nessun altro nemico. Non vedo altri segreti e siamo nella zona più alta. Visto che beh, però aspetta, stavo per dire una cosa, ma vista come potrebbe essere strutturata, potrebbe essere sbagliato il mio pensiero. Stavo per dire, visto che Squiddy ha detto ogni pista ti do qualcosa, non riuscirò mai a colpirlo. A meno che non cambiamo con Sandy, se c'è Sandy, perché potrebbe esserci anche solo Patrick. Ah! Boh, vabbè. Abbiamo distrutto il pupazzo dei bambini, ci hanno anche premiato per questo. Ok, speriamo sia Sandy, che così ci prendiamo anche quell'obiettivo, perfetto, ovvero uccidere il robot. Credo che qua dentro serva ancora SpongeBob, però giusto per sicurezza. Ok, calmi un attimo. Allora, riesco a puntarlo. Ecco fatto. E lì c'è un'altra spatola d'oro. Ok, abbiamo due spatole d'oro in giro per la mappa. E dobbiamo distruggere anche i... Oh, cavolo. Miau anche a te. Beh, deve esserci un modo per arrivare lassù. Esatto, vorrei saperlo. Sì.
modo per arrivare quassù. Direi di sì. Ma... che dici, gioco? Riesco a fregarti? No, ok, calmi un attimo. Allora, io non sono sicuro che il gioco prevedesse che io facessi questa... ah, ecco come avrei dovuto fare. Ecco come avrei dovuto fare, sarei dovuto saltare da questo lato. Però già che ci siamo, andiamo anche con SpongeBob. Ah, c'è Plankton. Ciao. Ciao, Plankton. Oh, la mammifera. Vabbè. Ecco fatto, che così ci andiamo a prendere anche l'altra spatola d'oro. Ok, fermi un attimo. Eccoci qua. Dai che ci arrivi, dai che ci arrivi. Ecco qua. Altra spatola d'oro. Ultra cercatore di spatole. OT50. Chissà quante sono in totale le spatole del gioco. Comunque andiamo a fare cambio con SpongeBob, che tanto Plankton di sicuro ci chiederà qualcosa. Ok, eccoci qua. Vediamo cosa vuole Plankton. Ciao amico più caro che potrei mai desiderare. Ho trovato un'altra spatola d'oro per... Mamma, posso averla? Certo, se ti butti in fondo a questo baratro. Certo, come no? Non c'è un modo più sicuro. Perché siete tutti fissati con questa sicurezza? Potresti fare un salto con l'elastico. Già fatto, ti ringrazio, Plankton. Presa. Wow, sbrilluccicoso. Hai visto che bravo, Plankton? Che poi c'era bisogno di fare questo discorso. Continua se tanto alla così, fine amico mio. E non dimenticare di aiutarmi con il... ah, jetpack. Ecco cosa voleva. Il fatto di ricordarcelo serviva per poi riavere qualcosa in cambio. Bravo Plankton, così si fa. Comunque andiamo alla pista numero 1. Non sono sicuro che sia utile usare un personaggio o l'altro, però questa potrebbe essere la zona più costosa di tutte. Abbiamo già speso 1200, 1005 più 2005. Poggio pesciolino. Perché ho questa vibe? Ho sceso questa collina centinaia di volte. Di solito rotolando, spinta da teppistelli che lo trovano divertente. Certo. Batti il mio tempo scendendo la collina e ti darò una spatola d'oro. Ok. Perché ho questa brutta vibes del livello di Ariandel di Kingdom Hearts 3, io? Quant'è la sfida? 70 secondi? La madonna. Vabbè. Allora, facciamo che per il momento ce ne freghiamo. Prendi questo! Di vari oggetti, però ho visto già un calzino. Ok, ho saltato un bottone. Ah, possiamo usare anche Sandy. Ok, calmi un attimo. 998, 999, 1000. Pronti o no? Sta arrivando! Cosa ci abbiamo qui intanto? Vediamo. No, non c'è nulla di nascosto. Perfetto. E allora riproviamoci. Modi per riprendere le monete ci sono comunque. Accettiamo la sfida e via. Allora, onestamente forse... il personaggio proprio migliore per questa zona, neanche a dirlo apposta, potrebbe essere proprio Sandy, sai? Oh, almeno sarà felice di riaverlo. Abbiamo preso il calzino. Ho sbagliato. Comunque potrebbe essere proprio Sandy il personaggio migliore da usare sulle piste. Non tanto per il lazzo, ma per il... come posso dirlo? L'elicottero. Adesso è riapparsi tutti, ovviamente. Spero che possiamo farlo anche con Sandy. Non vedo dove sia il problema. Però, sai. Salve, signor... No. Vabbè. Ah, ma c'era... non l'avevo visto. No, dobbiamo per forza usare SpongeBob. E allora accettiamo di nuovo la sfida. Dobbiamo fare attenzione. Per quanto non sembri, in realtà ci sono curve che... ti fregano. Ecco, esatto. Ti fregano. Mica male qua, Tac. Ecco fatto. Vediamo. Iniziamo ovviamente, come dicevo prima, a pensare al tempo. Ok, i nemici ci rallentano. Poi una volta fatto il tempo, possiamo pensare a tutti i vari oggetti che abbiamo lasciato indietro. Aia. Ecco fatto. Ecco, forse questo era meglio evitarlo. 29 secondi. Dai, dai che ce la fa. Ho saltato un sacco di calzini. Ecco fatto.
Il tempo l'abbiamo preso. Per fortuna, almeno quello ce l'abbiamo fatta. Abbiamo lasciato un sacco di calzini. Ora ho capito perché ce ne sono così tanti. Dove sei? Fermo, fermo, fermo. Preso. Ecco qua. Distrutto il macchinario. Vieni, 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 vieni. Il profumo delle bolle. Aiuto. I fulmini. Vai, vai, vai. Preso. Ok. Calmo, calmo, calmo. Ce n'è un altro. Che sono a uno di vita. Attenzione, distrutti, perfetto. Ok, perlomeno siamo già... abbiamo già recuperato tutti i soldi che abbiamo speso solo per questa pista. Forse anche per l'altra. Abbiamo preso un bel po'. Comunque, possiamo tornare dalla signora Puffo. Ecco fatto. Bella sta animazione. Era un po' eccessiva, però. E direi che, già che ci siamo... grazie. Ci andiamo a prendere anche... i vari calzini che abbiamo lasciato indietro. Ma se io esco ora. Kaboom. Ecco qua. Se io esco mi fa, esatto, tornare al Monte Sabbioso. Il che vuol dire che dobbiamo uscire da questa parte. E direi proprio di prendere Sandy, perché così possiamo farcela più con calma. Hai due addirittura. Brillantemente la prova. Cioè, in ogni percorso c'è, forse in teoria, una spatola d'oro, in più se batti il tempo te ne danno un'altra. Cioè, qua paghi questo livello, ma ricevi più del necessario, eh. Vabbè, riproviamoci. Ok, ora possiamo uscire. E il primo percorso è stato fatto molto facilmente. Riprendiamo SpongeBob, perché non sappiamo se dobbiamo usare sempre lui in queste cose. E andiamo al numero 2. Mi chiedo se... aumentino gradualmente di difficoltà. Potrebbe non essere. Però, sai, non sarebbe male. Ok, vedo degli spuntoni colle guizzante. Quanto sarà il tempo di questo percorso? Io dico 70-80 secondi. E volteggio come un'ape di mare. Batti il mio tempo scendendo la collina e ti darò un... Ok, certo. 110 secondi, 2 minuti per un percorso. E allora, meglio sbrigarsi. Allora, come per prima. Luccica! Il primo giro. Ce lo facciamo con una sola pretesa, quella di arrivare il più velocemente possibile di sotto. Di qua. Perfetto. Aiuto. Mi sento una spugna nuova. Ci mancano già 70 secondi. Calmo, che qua è sottile il percorso. Questo livello sicuro, esatto, già solo per prendere i pupazzi devi farti un bel po' di giri, mi sa. Queste vanno a tempo. Perché non mi hanno fatto danno? Non lo so, non mi interessa saperlo, va benissimo così. Ok, 50 secondi. Oh, però cacchio, bello lungo sto percorso, cavolo. Bello lungo. Però non ho visto calzini o sbaglio? Non mi sembra di aver visto calzini in giro. Strano. Ecco qua, dai, ce la facciamo. 30 secondi. Potremmo arrivare proprio a pelo, eh. Tre pupazzi, dai, dai, dai. 20 secondi. Oddio, ma l'hanno fatto proprio lunghissimo sto percorso. Il tempo è risicato, ma... cavolo. Ma mi sa che non ce l'abbiamo fatta. Mi sa che per farti sto percorso devi conoscere il percorso più breve. Eh sì, cavolo. No, cavolo. Ecco, eravamo appena arrivati alla fine. Che sfiga. Che sfiga, eravamo appena arrivati alla fine. Che palle. Vabbè, dai, non importa. Quindi ora, anche a rifarlo, dobbiamo sgamare il percorso più breve. Perché non lo colpisci? Dobbiamo sgamare, dicevo, il percorso più breve. Il punto è, qual è il percorso più breve? Madonna mia.
Vabbè, intanto schiacciamo di nuovo il bottone. Ah, forse devo premerli tutti e due. E prima l'ho premuto per sbaglio entrambi e non l'avevo visto. Ecco fatto. Il pesce dietro. Vabbè, intanto un'altra spatola d'oro. E torniamo indietro a rifarci il percorso. Cavolo, non mi aspettavo così poco tempo e c'era un pupazzo dietro. Allora, forse ho sgamato un altro shortcut però. Devo vedere i tempi, ma devo vedere se funziona. Ecco qui. Intanto fresco come una brezza primaverile. Avanziamo. Devo vedere se riesco a buttarmi di sotto, però forse ho sgamato uno shortcut possibile. Adoro scartare i regali. Vediamo. Intanto, esatto, di passare questo pezzo. Mi sento una spugna nuova. Dovrebbe sotto di qua, esatto, esserci un altro pezzo del percorso. Però ce l'abbiamo fatta. Non so se il gioco avesse inteso che il tempo di questa parte tu lo fai con uno shortcut. Però finché funziona non vedo perché non usarlo, no? Ecco qui, quindi. Ok, rieccoci di nuovo qui e di sotto, perfetto. E siamo già a 70 secondi. Perfetto, dai che forse ce la facciamo adesso. Beh, oddio, forse neanche. Cioè, dobbiamo farcela, appunto. Mentre per gli 8 pupazzi di neve, vabbè, quelli basta girare per le varie zone e vedere dove si trovano. A meno che non devi farli tutti in un'unica discesa, e quello potrebbe essere un filo più problematico. Se non sbaglio, in questa zona eravamo a 20 secondi prima, ora siamo a 30. Direi che quei 10 secondi di più ce la riusciamo a cavare. Ecco qua. Come al solito, sempre strette le mutande in questo pezzo, però dai che riusciamo. Dai che ci riusciamo, bastardo. Dai che ci riusciamo. Perfetto, 15 secondi e siamo arrivati. Ta-da! Perfetto. Oh, fresco come una brezza primaverile. Ok, l'importante ora in teoria è non morire per cercare i pupazzi di neve. Grazie, amico Bolla. Complimenti, SpongeBob. Hai battuto il mio record. Lo so, lo so. Eccoti una spatola. Grazie. E siamo a 55. Non male. Bom. Allora, voglio provare una cosa, quindi. Pupazzo. Fammi provare a scendere di sotto e poi rientrare. Il pupazzo non è respawnato, quindi se non moriamo possiamo rifarci il percorso tranquillamente e prenderli tutti. E ok, ecco lì l'ultimo pupazzo di neve. Ok, non so però, oddio, a chi dobbiamo dirla sta cosa dei pupazzi di neve? Ah, c'era un calzino. Ah, era una ricompensa secondaria. Vabbè, in realtà fa parte del completamento del gioco. Prossima zona. Ok, terza pista, sicuramente la più difficile. Il Monte Sabbioso. Se quelle erano quasi 2 minuti, cavolo, potrebbe essere benissimo 2 minuti e mezzo, 3. Sandy. Ciao Larry. Ciao Larry. Ok, Larry sicuramente sarà la sfida più difficile, visto che lui è un super macho. Prendiamoci intanto i soldi. Ecco fatto, grazie. Eccomi qua, Larry. Dove? Qua, SpongeBob. Sono il più veloce in assoluto. Il mio tempo di discesa è imbattibile. Ti darò una spatola d'oro se riuscirai a scendere più velocemente di me. D'accordo, capo. 2 minuti, precisi precisi, D'accordo. Proviamoci. Tanto almeno in questa zona non abbiamo nulla da dover cercare per forza, ovvero i, come si chiama, i pupazzi di neve. Questa zona potrebbe essere già un filo più semplice. Non credo, però almeno il primo giro lo facciamo di prova. Poi se riusciamo a fare di meglio, tanto meglio per noi.
Questa è stata una fregatura. Questa è stata una fregatura perché... cacchio. Comunque ci credo che mettano SpongeBob a fare la prova a tempo e non Sandy, perché Sandy ti semplifica la vita con il lazzo. Che poi non è neanche detto che saltare su sti trampolini ci faccia guadagnare tempo, eh. Potrebbe essere anche la via più lunga questa. Non credo, però per scoprirlo dobbiamo salirci sopra. Ah, ok. Ci faceva passare preciso preciso e lì c'è un calzino. D'accordo. Seguiamolo che magari ci rompe qualche ostacolo. Ok, perfetto. Ci ha aperto... ah, cavolo. Ho visto adesso che ci ha aperto una via secondaria. Maledizione. No, dai. Però almeno... sono pronto, sono adesso pronto, so dov'è la via secondaria, pronto. Possiamo andare a provare. Che tra l'altro vorrei capire... ah, forse si fa con Sandy quel calzino. Forse ce lo sblocca Sandy, perché ho visto che dobbiamo aggrapparci con il lazzo in un punto. Quindi lui si rompe qua e ci sblocca questo passaggio. D'accordo, andiamo a vedere se è uno shortcut o meno. Lì ho visto il soldino viola, quindi potevamo buttarci di sotto. Tagliavamo un pezzettino. Vabbè, non importa, abbiamo preso almeno il calzino. Ecco qua un po' di soldi, che schifo, non fanno mai. Allora, così a occhio, credo che non ce la facciamo, però mai dire mai. Potremmo anche riuscirci, sai? Potremmo anche farcela, ma così a occhio... Non ci credo molto neanche io. Eccoci qua. Mancano 20 secondi. Cavolo. Non vedo la fine del percorso, eh. Speriamo, però la vedo difficile. Cavolo, se non sbagliavo la curva ci eravamo arrivati. Che stupido. Però adesso sappiamo un altro shortcut all'interno dello shortcut. Ok, dov'era la moneta viola? Eccola qui. Perfetto, ok. Ci è andata un po' di culo perché stavamo per creparci. Però abbiamo guadagnato probabilmente i secondi giusti per farci quel pezzo. Ok, 25 secondi. Dovremmo essere nei tempi giusti. Ho visto la fine e questa volta non svacchiamo nulla. Larry, mi spiace per te, ma la tua sfida è stata battuta. No, maledetto. Allora, calmi un attimo. Cavolo. Che se no devo rifarlo il percorso per risalire. Via, via, via. Fatemi distruggere lo spawner. A volte non c'è soddisfazione più grande di prendere un pulsante. Ecco prendi, fatto. Meno male. Allora, prima il bottone, già fatto. Manca l'altro. E anche questa zona sarà stata completata. Ah, perché è stata colpita, l'ho capita ora. Vediamo se abbiamo preso tutti i calzini, però. Quello non lo so, perché nei percorsi potrebbe essere che ne ho mancato qualcuno. Ne mancano due. Batti il tempo di Larry. Tutte le spatole d'oro ce le abbiamo almeno. Larry, tempo battuto, mi spiace. SpongeBob, hai battuto il mio record. Lo so. Eccoti una spatola. Grazie, Larry. E via, mi andiamo a prendere gli altri calzini, che magari iniziamo prendendo Sandy. Eccolo qui. Perfetto. E uno è qua. Ma ci arrivo? Sì, 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 ci arrivo, dai. Tac. Ok, è un po' risicato, ma ci arriviamo. Forse proprio al limite ci arrivavamo. Perfetto. Devo proprio toccare i calzini. Ce ne manca. Ah, non ce lo dice. Ce ne manca in teoria comunque solo uno. Eccolo qua, l'ultimo calzino. Perfetto. Tutte le zone sono state ripulite. Non penso che Squiddy ci dovrà dare un'altra spatola d'oro, perché sennò appariva nella mappa. Però cambiamoci con SpongeBob e andiamo a vedere.
Ciao, Squiddy, tutto fatto. Grazie, Nettuno, ce l'hai fatta! Ora posso prendere la mia attrezzatura da sci e rilassarmi. E andare a battere i miei tempi. Mi sembra che Patrick l'abbia presa in prestito. Cosa? E chi gli ha dato il permesso? Io. Io, però ho pensato che era meglio non dirtelo. Di nuovo. Ecco, appunto. Ma certo, ovvio. In fondo è soltanto l'attrezzatura da sci più costosa di questo mondo. E Patrick, cosa se ne fa di tutta quella roba? Lui si gratta la schiena. Voglio subito il calduccio. No, per favore, dai. Li brucia per farsi la stufa. Ma povero Squiddy. Ecco, queste sono le cose che, nonostante va bene, sia un cartone tutto quanto, nella realtà, anche se è la persona più innocente del mondo, io ti giuro ce l'avrei a morte con lui. Per il semplice fatto che è una mancanza di rispetto. Io, uno, quegli sci l'ho pagati, e due, tu me li prendi senza chiedermi il permesso. Va bene tutto, wow, però. Wow, SpongeBob. Adesso lo so, hanno trovato un bel po', grazie. Quindi una fatto, due, tre. Siamo a 60 spatole ora. Siamo a 20 spatole in più di quanto il gioco ci richieda per avanzare nella prossima zona.